Questa mattina Cerete, alcuni residenti intorno alle 8 e un quarto hanno avvertito come un piccolo sussulto, una piccola scossa sismica. Come vede questa situazione? Può essere ricondotta ai boati di Rovetta oppure il terreno si trova in condizioni completamente diverse? No, per certi aspetti è un fenomeno molto simile, per certi altri la manifestazione è diversa. Noi sappiamo che i boati di Rovetta sono legati alla faglia di Clusone, questa grande faglia che passa alle spalle di Clusone e scende giù verso la Valle del Riso, e il boato è dovuto a un fenomeno locale di amplificazione. E invece c'è una faglia messa, diciamo così, perpendicolarmente rispetto a quella di Clusone, quella una faglia che crea la valle del Borlezza. E su questa linea, che poi si congiunge col lago di Iseo, si hanno spesso anche lì piccoli fenomeni sismici molto piccoli comunque, e qualche volta no, anche a Bossico, a Pianico, a Sovere si sono sentiti boati. E, diciamo che è una cosa abbastanza normale.